con la dottoressa Valentina Di Nuzio per commentare questo The Charity Night, la seconda edizione. Prima di raccontare questo evento che mi sembra raddoppi quello dell'anno scorso, vogliamo fare solo un flashback su quello che è stata l'esperienza, come è nata e cosa ha prodotto l'anno scorso The Charity Night per la comunità di Casamicciola Terme. L'anno scorso abbiamo deciso di aiutare l'associazione Catena Alimentare di Nunzia Mattera e siamo riusciti, per fortuna, grazie all'evento che si è tenuto l'8 febbraio all'HB2 a Napoli. Abbiamo raccolto per fortuna 29.000 euro che abbiamo devoluto ovviamente all'associazione, quindi per fortuna abbiamo avuto un bel riscontro. Quest'anno speriamo di raggiungere lo stesso obiettivo. Come nasce The Charity Night? Qual è la mission? Qual è l'idea che è alla base di questo evento? L'associazione è nata veramente da pochissimo, da 4 mesi, ma perché io e Esther Chianelli abbiamo deciso di fondare questa associazione proprio per avere un progetto futuro. Quest'anno ovviamente è una cosa un po' più, diciamo, se vogliamo chiamarla seria, ma non perché sia meno quello dell'anno scorso, perché comunque c'è una ristrutturazione di un'aula, abbiamo avuto il patrocinio del Comune di Casamicciola, del Comune di Napoli, Città Metropolitana, quindi tante persone ci hanno sostenuto, quindi diciamo cerchiamo di rendere un progetto un po' più serio. È un modo, alla fine The Charity Night è una serata glamour dove si sta insieme, dove in qualche modo, ecco, in qualche modo si pensano un po' alle serate, diciamo, alle raccolte fondi, tra virgolette, che arrivano dagli States. È un modo per fare bene, tra virgolette, con leggerezza. Forse non lo so se fare bene con leggerezza, io penso che è soltanto il mio modo di poter aiutare, non avevo altri modi, nel senso credo molto nel sociale, nel poter aiutare, l'evento benefico era l'unica cosa che poteva avere più consistenza, secondo me, per come potevo organizzarla io, quindi diciamo speriamo di avere tanto riscontro. Dottoressa, il suo legame con Casamicciola in qualche modo nasce dopo quella che è stata la tragedia del 2022, ovviamente la reazione, ma il suo legame con l'isola d'Ischia e con Casamicciola? Beh, diciamo che Ischia la frequento da quando ero piccina, quindi è un'isola a cui sono molto legata, ma diciamo che la tragedia che ha colpito quest'isola è stata veramente una cosa molto triste, mi ha sconvolta e avevo già deciso a settembre di fare un progetto benefico, ovviamente vedendo questa tragedia non potevo fare altro che aiutare Ischia per quanto l'ami, per quanto sia un'isola meravigliosa e lo dirò sempre, ci sono persone meravigliose che mi sopportano ogni estate, io sto qui 2 mesi, quindi diciamo tra virgolette mi aiutano sempre, quindi sono felice di aiutare Ischia. E in conclusione uno spoiler su quella che sarà la serata? Allora, la serata si terrà l'11 aprile al Teatro Possilipo, che voglio anche ringraziare, voglio ringraziare Paolo Arianetto che mi aiuta sempre, mi trova sempre alla location in maniera gratuita, quindi ringrazio tantissimo. Abbiamo Alba Catering con il sostegno anche di Nicola Le Fumarole con una piccola loro prelibatezza e poi ci stiamo ovviamente Vincenzo Di Lucia il comico, Katia Manna come presentatrice e Alba Catering come menù. Beh, intanto per dimostrare che nessuno si è dimenticato di quello che è accaduto e nessuno dimentica che c'è bisogno ancora di tanto lavoro per tornare alla normalità. Quindi abbiamo subito appoggiato questa iniziativa, abbiamo accompagnato l'associazione che ringraziamo alla realizzazione di questo progetto che sarà utilissimo per i nostri bambini che purtroppo ancora oggi studiano in aule non idonee. Devo dire che adesso anche loro, io già l'ho annunciato in passato, ma ancora oggi a maggior ragione lo posso fare, un po', loro e tutto il mondo della scuola una luce in fondo al tunnel la vede perché partiranno a breve i lavori per due importanti plessi. Dico a breve, dico entro un mese partiranno i lavori, perché uno è stato già appaltato, l'altro ve lo verrà fatto la prossima settimana. Però nelle more hanno necessità di comunque studiare in locali idonei che possa, in modo che, da metterli nella condizione di dare il meglio di loro stessi. Tra queste attività, una che era molto carente era quella delle attività motorie, che devono fare, utilissima tra l'altro, non da trascurare come disciplina, quindi oltre a essere un obbligo di legge, ma è anche molto utile ai nostri bambini. Con questa iniziativa noi finalmente doteremo sia la struttura provvisoria del Lembo
che oggi ne è totalmente sprovvista, ma anche un'implementazione di quella che è prevista al De Gasperi, ma in modo abbastanza precario. Quindi sarà un'iniziativa che doterà le nostre scuole in questo momento transitorio delle attrezzature e dei locali idonei a fare questa importante disciplina. Quindi secondo me è stata una cosa molto utile e molto apprezzata e molto apprezzabile da parte dei nostri alunni, dei nostri cittadini, dell'amministrazione nei confronti di questa associazione che già lo scorso anno ha fatto un'iniziativa simile donando una cospicua cifra alla catena alimentare, che ringrazio per il lavoro che svolge a supporto dei più disagiati e che stamattina ci hanno anche illustrato di come sono stati utilizzati quei fondi in un particolare momento molto critico per i nostri concittadini. Quindi l'esito dello scorso anno è andato a segno e quest'anno succederà altrettanto sicuramente, a maggior ragione che c'è un'amministrazione in carica. Sindaco, questo evento che si avvale del patrocinio morale del Comune di Casamicciola e della città metropolitana di Napoli vede anche tante forze ischitane, quindi Ischia, c'è la solidarietà degli ischitani è ancora presente? Sì, infatti l'ho detto prima in conferenza. Non è da trascurare la solidarietà indiretta che all'evento viene data dagli ischitani. Quindi c'è un mondo di cittadini napoletani, amanti della nostra isola, molto legata agli ischitani, che realizzerà l'evento, ma ci sarà una solidarietà anche indiretta, perché ci saranno molte aziende ischitane che contribuiranno ad alleggerire i costi di questa manifestazione e quindi a far rimanere più risorse per la solidarietà e la beneficenza. Sì, è con grande gioia che accogliamo questo pensiero per Casamicciola, perché ovviamente, come capita spesso, finito il momento dell'emergenza, il momento dell'attenzione massima, poi si rischia di cadere nel dimenticatoio e soprattutto nella quotidianità in cui poi i bisogni rimangono ancora privi di risposta. Quindi l'attenzione avuta nei nostri confronti è stata accolta con grande entusiasmo dall'amministrazione e soprattutto l'attenzione che abbiamo voluto destinare al mondo della scuola, che probabilmente per il nostro tessuto sociale è quello che attualmente sta soffrendo di più. Ecco, ed in particolare come verranno investiti questi fondi che verranno ricavati? Sì, io racconto un episodio molto brevemente. A Natale ho avuto modo di conoscere tutti i ragazzi delle nostre scuole perché ho visitato tutte le aule e chiedevo loro quale fosse la cosa che potesse aiutare migliorare la loro presenza nei nostri istituti e quasi all'unanimità tutti mi dicevano la palestra. Quindi questa circostanza ci ha fatto pensare a dare una risposta immediata adesso in questo modo nell'accogliere questi fondi e destinarli proprio al miglioramento della struttura che abbiamo qui al De Gasperi attualmente, che prevede una palestra che può essere migliorata.